iniziare questo bellissimo convegno. Io sono l'avvocato Vincenzo Iellamo, referente dell'area ricerca dell'Università di Incampus. Sono veramente lieto di poter accogliere per l'Università questo importante convegno. Introduco la professoressa Elisabetta Montuano, professoressa patologa venuta alla LINC dall'Università della California di San Diego, che vi porterà i saluti del magnifico rettore Carlo Alberto Giusti. Lei è la delegata alla ricerca. Questo convegno vuole essere un punto di partenza per unire ricerca, innovazione tecnologica e poterci conoscere sempre meglio. Grazie a tutti e buona giornata. Buongiorno a tutti, gentili ospiti, colleghi, stimati partecipanti. Con grande onore e piacere chiedo il benvenuto a nome della LINC Campus University del magnifico rettore a tutti voi. Per la nostra università è orgogliosa di ospitare un meeting di così significativo rilievo in diversi ambiti, nell'ambito della, avendo leader specialisti nell'ambito della ricerca innovativa, dell'intelligenza artificiale, della scienza, delle scienze geopolitiche e della difesa. Per quanto riguarda questo è solo, diciamo, il nostro Ateneo ha numerosi obiettivi, non solo quello di portare diversi esperti nell'ambito della ricerca, ma anche quello di impegnarci ad esplorare l'innovazione nel settore della difesa come chiave per la sicurezza globale e internazionale. Ed è proprio per quanto riguarda la globalizzazione che io, da quando ho preso servizio a febbraio presso la LINC University come delegata alla ricerca del rettore, lavorando da circa 20 anni presso l'Università della California di San Diego, come patologa e direttrice della ricerca preclinica, mi sto occupando attivamente di finalizzare numerose relazioni internazionali e intercontinentali con diverse università un po' in tutti gli Stati Uniti, ma anche nel resto del mondo. In particolare adesso sto finalizzando una internazionalizzazione con l'Università della California, da cui provengo, e non soltanto con la Facoltà di Medicina dell'Università della California, ci tengo a precisarlo, ma bensì con tutte le facoltà che fanno parte dell'Università della California. Quindi questo include anche ingegneria, economia, dove ci sono numerosi premi Nobel, tra l'altro, in vari ambiti, non solo medico, ma anche economico, appunto, e nell'ambito dell'ingegneria. E poi altre università che sono interessate a finalizzare e a concretizzare la collaborazione con noi in questo momento sono l'Università di Notre Dame, la Southwest University di Dallas, la NYU, insomma numerose. Quindi questo è per dire che io ritengo anche nella mia breve ormai 20 anni di esperienza negli Stati Uniti, sia estremamente importante che ci sia una interdisciplinarità nei vari contesti, nelle varie discipline, non solo mediche. Infatti ora la LINC, con la costruzione con l'iniziativa della Facoltà di Ingegneria, ci teniamo tanto ad un sinergismo tra l'università, la facoltà di medicina e quella di ingegneria, proprio perché riteniamo che sia estremamente importante unire diverse discipline per affrontare problemi globali che possono essere sia nell'ambito medico che nell'ambito vostro, come nella difesa o nell'ambito più civile. Infatti nella mia esperienza che ho avuto negli Stati Uniti, una delle mie dei challenging maggiori che ho incontrato è stato proprio durante la pandemia, come immagino tutti voi. In quel contesto, io lavorando nel Dipartimento di Patologia dell'Università della California, ci è arrivata la chiamata diretta del governo della California al Dipartimento di Patologia dell'Università della California di San Diego, in cui ci hanno chiesto di elaborare, di pianificare e costruire nel tempo più breve possibile dei test molecolari PCR per diagnosticare il SARS-CoV-2, il COVID. È stato un grande challenge per noi, e quello è stato, diciamo, è stato ancora un'ulteriore conferma del fatto che sia estremamente importante collaborare con numerosi colleghi in altre discipline, non solo nell'ambito medico, ma anche nell'ambito, per esempio, della bioingegneria. Dicendo tutto questo, ora vorrei anche sottolineare il fatto che
I miei colleghi della Link University parleranno di progetti di ricerca di difesa che abbiamo acquisito qui alla Link e che infatti riteniamo siano molto importanti proprio nella formazione di una comprensione più profonda dell'avanzamento delle tecnologie che possono migliorare la vita sia umana di tutti noi che civile e insomma. Con questo vorrei concludere ringraziandovi per essere venuti qui. Spero di avere occasione di parlare con voi di più anche nell'ambito medico, che è quello che conosco un po' meglio. Vi do ancora il benvenuto e passo la parola al direttore. Grazie. Daniele Scalea, presidente del Centro Studi Machiavelli, grazie a tutti ancora. Bene, grazie molte, buongiorno a tutti innanzitutto, grazie per essere intervenuti anche così numerosi a questo evento. Molte grazie all'Università degli Studi Link che ci ospita quest'oggi in questa splendida sala. Debbo un ringraziamento particolare e specifico a Vincenzo Iellamo, senza il quale non saremmo riusciti a fare questo evento. Vorrei anche ringraziare però Giuseppe Morabito, che nella sua doppia veste, Centro Studi Machiavelli Università Link, ha offerto questa connessione decisiva per riuscire a metterci a sistema e realizzare questa iniziativa. Questa iniziativa conferma l'impegno del nostro Centro Studi Machiavelli per la promozione della cultura della difesa in Italia. Mi piace ricordare che abbiamo tenuto il nostro primo convegno Machiavelli Difesa nel luglio del 2022, il secondo il dicembre scorso. Adesso quest'altra iniziativa a cui si aggiungono numerose pubblicazioni che continuiamo a fare sul tema della difesa e della sicurezza. L'importanza della cultura della difesa è ben chiara, è stata enfatizzata anche dall'attuale governo. Possiamo pensare all'istituzione di un apposito comitato da parte del Ministro della Difesa. Si tratta sicuramente dell'integrazione tra la difesa, l'economia e la ricerca, ma soprattutto nell'impostazione che desideriamo dare noi del Machiavelli, c'è anche un elemento che riteniamo non importante, ma forse addirittura vitale, che è quello di fare in modo che ci sia un legame il più stretto possibile tra la nazione e le forze armate. È necessario prima di tutto che ci sia una consapevolezza da parte degli elettori di quello che le forze armate, tutto il sistema militare fa a vantaggio dell'Italia, quindi che sia ben chiaro qual è l'importanza che le forze armate e il sistema militare, inteso in senso lato, includendo quindi anche per esempio l'industria della difesa, hanno sul piano economico sicuramente, sul piano occupazionale e così via, ma anche sul piano della difesa dei nostri interessi nazionali, della tutela della nostra sicurezza in un mondo che è purtroppo sempre più instabile, sempre più pericoloso. Questa consapevolezza è necessario che sia il più possibile diffusa, che non vengano più percepiti l'impegno che lo Stato ci mette per la difesa come uno spreco di risorse o qualcosa di indesiderabile dal punto di vista ideologico. Penso che questo dovrebbe, la difesa dovrebbe andare oltre tutti gli steccati partitici, gli steccati di posizioni politiche, oltre la destra, il centro e la sinistra, diventare una cosa che, come già succede in altre nazioni, possa accomunare tutti i cittadini italiani consapevoli che è un qualcosa che tutela tutti e tutela chiunque. Quest'oggi presentiamo anche, in occasione di questo evento, un nuovo dossier del nostro centro studi. È disponibile anche in formato cartaceo all'ingresso. Questo report tratta nello specifico dei programmi pluriennali dell'esercito, quindi parliamo del rinnovamento della componente corazzata con l'acquisizione dei Leopard, parliamo dell'aggiornamento dei carri Ariete, parliamo in questo report dell'ammodernamento dei mezzi corazzati di fanteria. Vi invito quindi a leggerlo se siete interessati. A breve sarà anche disponibile gratuitamente sul nostro sito, potrà essere scaricato. Gli argomenti di oggi, come sapete, avete visto dal programma, sono molti, numerosi. Abbiamo un programma piuttosto denso. Parleremo dei nuovi scenari bellici e geopolitici, parleremo del rinnovamento dei mezzi, già accennato, dei droni che stanno assumendo un ruolo così sempre più importante all'interno dei scenari bellici che purtroppo stiamo vivendo in prossimità del nostro paese.
della difesa antiaerea e ovviamente, visto che ci troviamo in una università, non potevamo mancare di trattare anche l'argomento della ricerca e dell'innovazione tecnologica legata alla difesa. Vorrei fare un ulteriore ringraziamento a chi continua a destinare attenzione e partecipazione a queste nostre iniziative nel campo delle aziende, a Rheinmetall, Leonardo, MBDA, che sono anche oggi rappresentate, come lo sono stati in passato in altri nostri eventi, e ovviamente all'esercito. Abbiamo avuto a dicembre, nell'altro convegno che citavo, la gradita partecipazione del capo di Stato Maggiore dell'Esercito, allora generale Serino. Anche questa volta l'esercito ha voluto onorarci e farci il piacere di una presenza di altissimo livello come il sottocapo Salvatore Caporeale. Qui adesso cedo la parola per il suo keynote speech.